terzo video da Firenze, benvenuti appunto in questo qui che sarà forse probabilmente il video conclusivo perché domani praticamente ritornerò indietro a casa. Appunto oggi mi dedicherò all'Oltrarno, quello che viene definito l'Oltrarno. Purtroppo la giornata è un po' uggiosa, però diciamo cercherò di fare del mio meglio per rendervi piacevole il video. In ogni caso vediamo quello che succederà durante la mia giornata. Thank you.
ragazzi, sono tornata a casa nel mio studio, mi rivedete appunto qui. Purtroppo per quanto riguarda il quarto giorno c'era un tempo veramente pessimo, quindi mi sono semplicemente limitata ad aspettare l'ultimo minuto per il checkout in ostello e poi ho semplicemente fatto un pranzo, una colazione barra pranzo veloce in stazione e ho preso il treno per tornare, quindi non ho registrato nulla, quindi non vedrete nulla. Sono qui appunto per farvi il resoconto del giorno 3 e del giorno 4 per quanto riguarda appunto le spese e per parlarvi anche un pochino di quello che è stata un po' la mia esperienza in generale appunto a Firenze. Allora, per quanto riguarda il terzo giorno, non ho avuto grossissime spese. Ho speso 16 euro per quanto riguarda l'ingresso a Palazzo Pitti e i due giardini che avete visto. Ho fatto un pranzo spizzicando qua e là, peraltro era anche relativamente tardi, quindi l'ho unito più o meno alla cena e in totale sono stati 13,24 euro, più ho speso 3 euro di souvenir per un totale del giornaliero di 32,24 euro, che è praticamente nulla. Per quanto riguarda invece l'ultimo giorno, quindi quello del rientro, ho fatto una colazione abbondante in ostello che era compresa nel prezzo, quindi ho risparmiato moltissimo sul pranzo perché ho speso 4,10 euro. Il treno con Italo da Firenze a Mestre l'ho pagato solo 3,90 euro perché avevo un altro buono da 20 euro, quindi sarebbero stati 23,90 euro. Mentre il tratto Mestre-Casarsa con Trenitalia mi è costato 8,40 euro per un totale giornaliero di 36,40 euro. Appunto il totale ve lo calcolo senza il mio sconto. Quindi ricapitolando, di qua vedete appunto le spese giornaliere e il totale. Vi dico che considerando i 4 giorni, in media ho speso 64 euro al giorno. A questi soldi, in realtà, se togliamo i 40 euro, che in realtà io non ho speso per quanto riguarda il viaggio in treno, e i 30 euro di regali di Natale che ho preso appunto a Firenze, la media si abbassa anche di parecchio perché ho una media di 46 euro, quindi diciamo decisamente un viaggio per quanto mi riguarda low cost, soprattutto considerando che in Italia l'ingresso ai siti di interesse si paga anche abbastanza rispetto all'estero. Bene, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Se avete qualche domanda o qualche consiglio da darmi lasciate pure un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, trovate il link a tutti i miei social in cui seguirmi nelle mie avventure anche al di fuori dei video di YouTube. Detto questo, io vi saluto e vi dico, have a nice life!